Mi chiamo Liliana. Liliana Segre. Sono nata a Milano nel 1930. E a Milano ho sempre vissuto. La mia famiglia era ebraica. Ebraica agnostica. Cioè, non frequentavamo il tempio o ambienti ebraici. Io ero una bambina amatissima. Vivevo in una bella casa della piccola borghesia, insieme a mio padre e ai miei nonni paterni, in quanto mia madre era morta poco dopo la mia nascita. Ricordo che la sera, di fine estate, era il 1938, io ero sempre con i miei nonni e mi ricordo che avevo fatto la prima e la seconda elementare in una scuola pubblica nel mio quartiere. E mio padre cercò di spiegarmi una cosa particolare. Cercò di spiegarmi che siccome eravamo ebrei, non sarei più potuta andare a scuola. Quel momento ha segnato una cesura tra il prima e il dopo. Era difficile per mio padre. Era difficile spiegarmi con un sorriso commosso quel fatto. Io, che mi sentivo così uguale a tutte le altre, bambine, io ero considerata diversa. Non potevo più andare a scuola con loro. Le bambine con le quali ero stata a scuola nei primi due anni, quando le incontravo per strada adesso, mi segnavano e dicevano che io non potevo più andare nella loro scuola, che era stata la mia scuola, perché io ero ebrea. Sentivo e vedevo quelle risatine e non capivo perché facessero così. Mi ricordo come cambiò la nostra vita. Ad esempio, suonavano alla porta. Mia nonna andava ad aprire ed io dietro di lei. Erano poliziotti e venivano a controllare i documenti. Mia nonna, piemontese, li faceva accomodare in salotto e offriva loro dei dolcetti e questi rimanevano spiazzati, in quanto dovevano trattarci da nemici della patria, noi che nella nostra famiglia avevamo avuto mio zio, mio padre, ufficiali della prima guerra mondiale, mio zio, mio padre, che si ritenevano italiani, patrioti, avevano combattuto per l'Italia. E loro, i poliziotti, non sapevano cosa fare con una signora così, una signora affabile, gentile. Mia nonna mi mandava fuori della stanza, ma io stavo dietro la porta ad origliare, per sentire cosa dicevano questi poliziotti. Avevo anche, al contempo, molta paura. Così gli anni di persecuzione si snodarono uno dopo l'altro e le leggi razziali fasciste erano umilianti. Avevano deciso che questa minoranza, 35-37 mila ebrei italiani, fosse declassata a cittadini di serie B. La solitudine si faceva tangibile. Coloro che finora erano stati amici si allontanarono e si allontanarono da noi. Ed è sempre facile essere amici di chi è sulla cresta dell'onda, ma non di quelli che sprofondano inesorabilmente. E mi ricordo che non venivo più invitata alle festicciole delle amiche. Mi ricordo che non potevamo più ascoltare la radio, dovevamo chiedere il permesso per fare tutto. La cameriera che seguiva mio nonno era ammalato del morbo di Parkinson, non potevamo più tenerla. Erano molte le cose che non potevamo più fare, c'erano proibite, vietate. In quel tempo il silenzio colpevole intorno a noi, ma fu questa la cosa più grave di tutte e che ricordo. Perché davanti a delle leggi così discriminanti, un popolo che sa ragionare con la propria testa non fa come le pecore che vanno dietro il gregge, anche se questo va a finire in un fosso, no? Allo scoppio della guerra, gli italiani vivevano in una situazione precaria e gli ebrei italiani in una situazione ancora più precaria e difficile. E mi ricordo che quando nell'ottobre del 1942 iniziarono i bombardamenti su Milano, tutti i milanesi, tutti, cercarono di fuggire. E come noi, che ci rifugiamo in un paese della Brianza, in provincia,
dove non c'era una scuola adatta a me, in quanto c'era solo una scuola pubblica. E così io, a 12 anni, che amavo andare a scuola, smisi di andare a scuola. E quando stavo sempre a casa, curavo mio nonno, che adoravo. E mio nonno, come dissi, era malato. Quando vedo il papà in televisione che trema con la sua mano debole, beh, mi viene in mente mio nonno. Mio nonno non era più autosufficiente, io vivevo vicino a lui e piangeva. Non aveva più le forze per riprendersi, lui che era stato attivissimo. Aveva portato il benessere alla nostra famiglia e si rendeva conto lui dello sfacelo che stava succedendo intorno a sé. Io inventavo storie fantastiche, gli facevo da infermiera e sentivo la radio e capivo quello che stava succedendo in tutta Europa. Ero diventata esperta dei bollettini di guerra. Capivo. Capivo come l'esercito nazista stava mettendo in ginocchio tutta l'Europa e stava avanzando e che quindi gli ebrei venivano trattati in quel modo disumano che ancora noi non conoscevamo abbastanza. Persona, ed è Liliana Segre che racconta. Io ripartirò dalla deportazione che Liliana e il padre subirono, perché vi sono pagine, che adesso per compattare un po' saltiamo, in cui in realtà Liliana racconta la fuga dalla Brianza in cui si erano rifugiati, perché le leggi razziali erano divenute sempre più pressanti. L'esercito tedesco ormai era in Italia e alle leggi razziali fasciste si erano sovrapposte le leggi di Norimberga, solo che le leggi di Norimberga avevano una clausola e la clausola era soluzione finale, e con la soluzione finale c'era poco ovviamente da scherzare, ancora non la si sentiva, si vedevano solo persone che d'improvviso cominciavano a sparire. E allora il padre di Liliana si trova da solo a dover gestire Liliana, che è piccola, che ha 13 anni e che ha i nonni che sono infermi,
È stanco, sono 5 anni che cerca di proteggere la famiglia. E la soluzione ad un certo punto, come per tanti, diviene di cercare una carta d'identità falsa. La trovano, ma fanno fatica. E Liliana racconta: io dovevo imparare le generalità di una ragazza che non ero io. Un nome, un cognome, nata a Palermo. Io non ero nata a Palermo. E tutto questo non le apparteneva e non riusciva a dirlo. Però si prova, trovano addirittura un certificato che dice che i genitori di Alberto, non sono nocivi a Reich, e ciò nonostante nel maggio del 44 saranno presi, messi anche loro nel treno, portati ad Auschwitz, arriveranno, e il giorno stesso saranno uccisi. Allora provano a scappare e la terra, che non è distante, è la Svizzera. Barcano il confine, ma tra i contrabbandieri, fra le guardie, ci sono anche tanti traditori, e così come varcano il confine e sembra che la salvezza sia giunta, vengono presi e vengono riportati al comando. E dal comando loro, come migliaia di altre persone, vengono spediti e portati in carcere e passano il carcere di Varese, di Como, finché arrivano a Milano. A Milano, a San Vittore, dove rimangono 40 giorni. Lei è piccola, ha 13 anni, il padre costantemente viene preso ogni giorno, torturato, picchiato, e lei ovviamente piange in cella, finché ad un certo punto si sente un appello generale di 605 persone. Ed è chiaro, 605 persone che devono andare nei sotterranei dove ci sono dei treni. E da lì comincia la deportazione. E riprendiamo il suo racconto, da qui. Portati alla stazione centrale, nei sotterranei erano preparati dei vagoni. A calci e pugni furono caricati dalle SS e dai loro servi. Chiedete come si sta dentro un vagone. Il viaggio è un momento importantissimo, chiave della prigionia. Il viaggio durò una settimana. Eravamo sprangati dentro un vagone dove non c'era niente, con un secchio per i nostri bisogni che ben presto, chiaro, si riempì. Non c'era luce, non c'era acqua. C'eravamo solo noi, con la nostra umanità dolente. Io, insieme agli altri, vissi 3 fasi. La prima, la fase del pianto. Poi la seconda, una fase strana, una fase surreale. Gli uomini P si riunivano al centro del vagone, pregavano e lodavano Dio. Era un momento di tensione fortissima che ci teneva uniti, mentre altri uomini ci portavano a morire. La terza fase è quella del silenzio. Persone coscienti che andavano a morire. E noi lo sentivamo che sarebbe stato così. Non c'era più niente da dire. Gli occhi che comunicavano al vicino: sono qui con te e ti voglio bene. Ma non c'era più niente, nient'altro da dire, non c'era bisogno di parlare. Furono gli ultimi giorni con mio padre e devo dire che la fase del silenzio è quella che è stata di massima trasmissione tra di noi. Poi, a questo silenzio così importante, si è sostituito col rumore osceno e assordante degli assassini intorno a noi. Quando è arrivati alla stazione di Birkenau, Auschwitz, la porta si aprì e con grande violenza fummo tirati fuori tutti. C'era una folla immensa. Scendevamo dai vagoni smarriti, non sapevamo cosa fare, perché c'erano le SS con i loro cani terribili, i prigionieri adibiti a dividerci e ad ammucchiare i nostri bagagli. E le SS ci dicevano: state calmi, vi dobbiamo solo registrare e poi le famiglie saranno riunite. Le donne con i bambini da una parte, gli uomini dall'altra. Lasciai per sempre la mano di mio padre e non lo rivedi mai più. Fui messa in fila con le altre donne. Certo, non lo sapevo che non l'avrei più rivisto, che era un momento così determinante per tutta la mia vita. La selezione. Loro sapevano esattamente quanti uomini e quante donne contenevano i vagoni appena arrivati, sapevano quanta forza lavoro desideravano far rimanere nel lager e decisero che quel giorno sarebbero rimaste solo 30 di donne e 60 di uomini. Ed io fui scelta. Non so perché,
Io fui scelta e le altre andarono direttamente a casa. Fui avviata a piedi nella sezione femminile del campo di concentramento di Birkenau-Auschwitz. Ed era una città immensa. C'erano 60.000 donne di tutte le nazionalità, una babele di linguaggi. E polacche, ungheresi, cecoslovacche, greche, francesi, olandesi, belghe. Pochissime italiane. Ci guardavamo intorno. Noi, ragazze scese da quel treno dove ancora qualcuno ci chiamava amore, tesoro. E guardavamo quel posto con muri grigiastri, fili spianati e spinati e vetrizzati e ci chiedevamo ma dove siamo? Che posto è? Stiamo sognando, è un incubo da cui ci sveglieremo, ma no, non è possibile. Poi, il dramma della prima baracca. Fummo denudate, mentre i soldati passavano sghignazzando. E questi non ci guardavano come donne perché per le leggi di Norimberga gli ariani puri non si dovevano accoppiare con donne di razza inferiore per cui non ci trattavano come donne. Eravamo pezzi, persone schiave delle quali prendersi gioco. Fummo denudate e ci portarono via tutto. Poi ci tatuarono un numero. Il mio è 7, 5, 1, 9, 0. E io lo porto con grandissimo onore, perché è una vergogna per chi lo ha fatto. Se voi pensate che 3 anni fa il sindaco di Milano ha invitato i padroni dei cani che amano le loro bestie a tatuare sulla zampa un numero così, qualora il cane si perdesse, il padrone lo potrebbe ritrovare. Anche allora i nostri padroni ci volevano tenere sott'occhio. E questo numero, che fa parte di noi sopravvissuti, è più importante del nostro nome. In questo sono riusciti i nostri assassini. Perché mentre in quel momento con quel numero volevano sostituire la nostra identità di persone e farci diventare dei numeri, sono riusciti a far sì che questo numero sia così profondamente inciso nella nostra carne da essere diventato simbolo di noi stessi. Noi siamo essenzialmente quel numero, perché chi ricorda Auschwitz, perché c'è stato, non dimentica mai. Thank you.
rivestito di stracci, con un fazzoletto in testa, zoccoli ai piedi. Ci guardavamo l'un l'altra. Non eravamo già più quelle scese da treno due di prima. Eravamo già delle cose diverse. Eravamo già quelle nullità che loro volevano noi fossimo. Il dramma della prima baracca fu nulla rispetto alla seconda, dove delle ragazze francesi, che già erano lì da 15 giorni, ci spiegarono dove eravamo arrivate. Ci spiegarono cosa fosse quell'odore di bruciato che permeava sul campo. È l'odore della carne bruciata, perché qui gasano e poi bruciano nei forni. Noi ci guardavamo l'un l'altra e tra noi pensavamo che quelle erano pazze. Non è possibile una cosa del genere. Ma ci mostrarono la ciminiera in fondo al campo, dicendoci che lì bruciavano le persone e dicendoci che si chiamava crematorio. E noi non volevamo credere loro. Ma poi ci spiegarono perché la neve era grigia e c'era la cenere, che eravamo diventate schiave e che per un sì o per un no potevamo morire, che non dovevamo mai guardare in faccia i nostri assassini, che dovevamo imparare in tedesco il nostro numero, il più in fretta possibile, 7, 2, 5, 9, 0. Solo così potevamo sopravvivere. Come si fa a vivere in queste condizioni? Sopportare tutto questo? Beh, perché l'uomo è fortissimo, e questo io l'ho sperimentato. Io ero una ragazzina di 13 anni, e non avevo nessuna particolarità. È che la forza che c'è in ognuno di noi è grandissima. E di questa dobbiamo far tesoro. Tutti i ragazzi devono credere in questa forza, perché se meno crederanno di avere questa grandissima forza psichica e fisica, allora non diranno male di nessuno, della famiglia, della scuola, della società, nessuno. Ognuno di noi è un mondo e se si impegna può assolutamente fare della sua vita o un capolavoro o anche una piccola vita normale che, se sarà onesta o per bene, sarà comunque un capolavoro. Noi abbiamo scelto la vita. Io ho scelto la vita. Da quel momento e per mesi il mio corpo è diventato scheletro. Per mesi abbiamo visto morire le nostre compagne. Per mesi abbiamo visto calare le nostre forze. Abbiamo visto i nostri assassini torturare, fare esperimenti e trattare con una disumanità che non credevamo mai fosse possibile al mondo. Sì, sì, il mio corpo era lì. Veniva picchiato, torturato. Aveva fame, era dimagrito, aveva freddo, aveva paura. Ma il mio spirito no. La mia mente no. Io ero quella di prima. Quando correvo sulla spiaggia, quando coglievo e correvo sui prati a cogliere un fiore, o quando ero seduta a casa mia con le persone che amavo, io con lo spirito ero lì. Io non volevo. Non volevo che mi annullassero. Allora mi rendevo invisibile, cercavo di non guardare in faccia i miei persecutori e vigliaccamente non mi voltavo mai a guardare indietro tutti i cadaveri. Gli scheletri fuori, pronti per essere bruciati, no. Io non mi voltavo indietro, non guardavo le compagne in punizione e non guardavo la fiamma del forno che bruciava. Io guardavo solo i miei zoccoli. Li potrei disegnare anche adesso. Guardavo i miei piedi, perché non volevo assolutamente guardarmi intorno. Non volevo essere lì, non volevo che i miei persecutori si impadronissero del mio spirito. Nel campo parlavamo solo di mangiare. Eravamo ragazze affamate. Avevamo addirittura inventato una torta enorme, straordinaria, grande, grande come una casa. E avrebbe sfamato tutte, con tutta la sua panna, il cioccolato, la crema, tutte le prigioniere, e tutte avrebbero scavato questa torta. Questi erano i nostri discorsi, legati al pensiero fisso di mangiare. Noi, per essere diventati scheletri, mangiavamo delle cose che facevano parte di una dieta ben studiata per turci così, ossi, e per una sopravvivenza di pochi mesi. Alla mattina
Con la frustata e con l'appello ci veniva dato una scodella senza cucchiaio che dovevamo condividere in 5-6 con la malata, con quella con le croste, un sorso di una bevanda caldissima che non sapeva né di tè, di caffè. Era una cosa strana, forse una specie di tisana, non so, indescrivibile, perché per fortuna non ho mai più sentito una cosa del genere nella mia vita. Poi uscivamo nel gelo della Polonia d'inverno, così come volevano i nostri aguzzini. Uscivamo dal campo e c'era l'appello. Ma io, ad un certo punto, a piedi nudi, beh, ero stata scelta ed ero stata fortunata, perché ero stata scelta per diventare operaia, schiava, in una fabbrica di munizioni. Ma io, per fortuna, fui scelta per un lavoro di fatica che mi permise, però, di lavorare al coperto. Di giorno, 700 di notte, a Torino.
uscivamo la mattina dal campo di Auschwitz, dopo l'appello, e raggiungevamo a piedi nudi, la fabbrica. Facevamo questo tragitto con le guardie vicine che ci obbligavano a marciare, cantando canzoni tedesche. Incrociavamo dei ragazzi tutti i giorni, erano bei ragazzi, sulle biciclette. E questi ci sputavano addosso e ci dicevano parolacce che quando iniziai a capire, non volevo credere che l'odio, il fanatismo fossero tali da permettere parole di quel tipo. Io allora li odiavo. Odiavo profondamente quei ragazzi e sentivo nei loro confronti qualcosa di forte, di prepotente, che quasi mi faceva paura. Negli anni mi sono accorta nella mia maturità di donna di pace che quel sentimento si è tramutato in pietà, si è tramutato in aver pena. Quando scoprì che era molto meglio essere vittima o figlia di vittima piuttosto che carnefice, fu un momento molto importante nella mia vita, fu un momento di maturazione psicologica non indifferente nel mio percorso di donna di pace. Ma allora, invece, li odiavo profondamente. Poi arrivavamo in fabbrica e lavoravamo tutto il giorno. Alla sera tornavamo indietro e vedevamo la fiamma con il fumo. Tre volte in un anno passai la selezione. In quell'anno intendo che trascorsi ad Auschwitz. Non era la selezione quella della stazione. Erano delle selezioni programmate, annunciate, di cui non sapevamo a che cosa andare incontro. Ecco, le capo ci chiudevano dentro le baracche, poi a gruppi ci portavano nella sala delle docce. Lì, tutte nude, in fila indiana, dovevamo attraversare la sala e uscire attraverso un'uscita obbligatoria, dove un piccolo tribunale di 3 persone ci guardava. Ci guardava come si guardano le mucche, gli animali, uguale. Davanti, dietro, in bocca. Se avevamo ancora i denti, se eravamo quindi abili al lavoro, questo era il punto. Poi un piccolo gesto gelido che voleva dire vai. Io mi ricordo come attraversavo quella sala, il cuore mi batteva forte come un pazzo e mi dicevo non voglio morire. E rimanevo lì, non avevo il coraggio di guardarlo in faccia. Mi atteggiavo ad indifferenza. Mi ricordo la prima volta che passai la selezione, che il medico, perché uno dei 3 assassini era medico, mi fermò e con un dito mi toccò la pancia, dove 2 anni prima avevo fatto l'operazione dell'appendicite, e disse, va bene, adesso perché ho la cicatrice sulla pancia, questo mi manda a morte, oddio. Poi, invece, mi fece un segno con il quale mi indicava che potevo andare, io, la mia cicatrice sulla pancia. E io avevo fatto quei 2 passi che mi separavano dall'uscita, giuro, provando una felicità immensa. Non mi importava niente di niente, di dove ero, di cosa mi era successo, dell'orrore di cui facevo parte. Semplicemente ero viva. Ma una volta, quasi me ne vergogno, una volta, fui vigliacca e orribile. Quando fermarono dietro di me Janine, una ragazza francese che lavorava con me alla macchina in fabbrica. E lei, anche lei sì, era tutta nuda, ma pochi giorni primi aveva subito una ferita, una macchina le aveva tracciato 2 dita. Così durante la selezione, lì nuda, aveva coperto la ferita con uno straccio, ma certamente l'assassino, doveva averla vista, e senza neanche fiatare, fece segno alla scrivana di prendere un numero. E io sentii dietro di me che fermarono Janine, che lavorava con me da diversi mesi. Ma io non mi voltai. Io fui spaventosa e Janine fu portata al gas per la sola colpa di essere nata ebrea. Janine era una ragazza francese, 22-23 anni, una voce dolce, occhi azzurri, capelli biondi. Io non mi voltai. Non potevo più sopportare distacchi. Io ero ancora viva.
1945. Ultimi giorni. Fummo, da un momento all'altro, obbligati a lasciare il campo di Auschwitz e a cominciare quella marcia che giustamente viene detta marcia della morte, attraverso la Polonia, la Germania, per portare i prigionieri che ancora stavano in piedi su, verso nord. Ad un certo punto, i nostri assassini decisero di far saltare il campo di Auschwitz per non far trovare nulla ai russi. Fu una cosa epocale. Cortei infiniti di prigionieri scheletriti che si snodavano su queste strade tedesche, di notte soprattutto, seguiti dalle guardie con i cani. Giuro non so come ho fatto. Oggi ho un nipote Edoardo, che ha l'età che io avevo allora, e lo vedo così acerbo, così fragile, vedo i miei figli preoccupati che tutto vada bene, che si copra quando fa freddo. Il cervello comandava le gambe di camminare. Non si poteva cadere, perché chi cadeva veniva finito dalle guardie. E io non mi voltavo mai a vedere quelli che cadevano. Facevo una fatica enorme a camminare. E quando qualcuno cadeva, si sentiva quel rumore sordo della fucilata alla testa. Mi ricordo i bordi della strada insanguinati. Camminavamo di notte attraverso cittadine e strade deserte e come pazze ci gettavamo sui letamai e ci rubavamo l'una con l'altra i rifiuti. Bucce di patate crude sporche di terra, ossi spolpati, uno schifo. E poi ci riempivamo come pazze lo stomaco, sapendo che il giorno puntualmente dopo vomito e diarrea ci avrebbero atteso, ma non importava. Intanto in quel momento lo stomaco si riempiva e il cervello poteva comandare di camminare alle nostre gambe. Questo contava. Furono molte notti, altri letamai, altre stelle in alto nel cielo. Finché arrivammo nel lager di Ravensbrück, ma ripartimmo dopo 5 giorni per raggiungere un sottocampo che si chiamava Markov, nel nord della Germania. Era un piccolo campo dove non si lavorava. Beh, ci accorgemmo anche che lì c'erano prati. In quanto era arrivata anche lì la primavera, incredibilmente. Questo dono straordinario di cui godiamo ogni anno senza accorgercene. Questa terra che sboccia alla vita. Ma noi eravamo delle larve. Eravamo ragazze dure, miserabili, ragazze che non sentivano neanche più la fame,
non sentivamo nemmeno più le botte. Eravamo degli esseri ancora attaccati alla vita per miracolo, e se la guerra da lì a poco non fosse finita, di certo saremmo morti. Nelle prime ore del pomeriggio non mi ricordo se si allentasse la sorveglianza, se avessimo il permesso di uscire dietro la baracca, però uscivamo e prendevamo quel sole tiepido dell'Europa del Nord. E io avevo avuto un accesso terribile sotto l'ascella sinistra in quei giorni, tagliato con le forbici, non certamente curato come normalmente si dovrebbe curare un accesso. Stavo molto male per i dolori che avevo al braccio, e mi ricordo che tiravo giù il misero straccio di giacca che avevo e mettevo questo mio braccio massacrato al sole tiepido. Boh, mi sembrava che qualcuno mi avesse detto che questo poteva fare bene. Passavano, al di là del filo spinato, dei soldati francesi, prigionieri di guerra, che avevano lavorato per 5 anni nelle fattorie tedesche e che quindi non erano diventati scheletri come noi. Passavano e vedevano queste figure indistinte da lontano, giorno dopo giorno. Ci chiamavano, e in francese ci chiedevano chi fossimo. E noi, in coro, perché nessuno di noi aveva abbastanza voce per rispondere, urlavamo che eravamo delle ragazze ebree italiane. E loro, stupiti, non potevano credere che fossimo noi delle ragazze, perché eravamo così orribili, degli scheletri senza forme, con le occhiaie profonde, senza più femminilità. Furono i primi ad avere paura di noi. E giorno dopo giorno ci dicevano di non morire. State vive, state serene, perché la guerra sta per finire. Stanno per arrivare gli americani, e da una parte, e i russi dall'altra. Resistete. E noi, ragazze, nulla. Noi, schiave, non ci potevamo credere, noi, che ci eravamo abituati a sopportare tutti i dolori del mondo, alla gioia. Non eravamo più abituate. Mi ricordo che rientravamo nelle baracche e alle nostre compagne, che stavano veramente per morire, davamo queste notizie strepitose e straordinarie, e loro con gli occhi facevano fatica a seguire e chiedevano se fosse vero, se fosse davvero, sul serio. E noi urlavamo che tutto era vero. I soldati francesi, che sentivano la radio giorno dopo giorno, ci davano queste notizie meravigliose. I russi, gli americani, erano vicini. Forza, sarebbero arrivati. Thank you.
sentivamo. Sentivamo rumori sopra di noi, aerei che volavano. Sentivamo cannonate e ci chiedevamo cosa sarebbe successo di noi. Pensavamo che ci avrebbero ucciso. Vivevamo con un'ansia terribile quei momenti. I nostri persecutori portavano via tutto dal campo, scrivanie, documenti, registri, e noi li spiavamo, non volevamo noi morire. Sognavamo di uscire da quel cancello, di strappare quell'erba, quelle foglie, di mettercele in bocca, di sentire il sapore della clorofilla. E questo avvenne. In quei giorni di fine aprile, proprio l'ultimo giorno di aprile, aprirono quel cancello e ancora prigioniere con le guardie vicine, quelle che ancora stavano in piedi, uscimmo da quel cancello e veramente strappammo l'erba, le foglie, ce le mettemmo in bocca e non potevamo mandarle giù, ma sentivamo che era un sapore speciale, diverso, sognato e improvvisamente un miracolo. Noi ragazze nulla, noi ragazze schiave fummo testimoni della storia che cambiava davanti ai nostri occhi ed era una visione incredibile. Noi non capivamo più niente. Le nostre guardie d'improvviso camminavano insieme a noi, buttavano via le divise, le armi, si mettevano in borghese, in mutande, mandavano via i cani che erano stati proprio il simbolo del potere del soldato SS, i cani che a loro volta non capivano nulla, andavano e poi tornavano. Pure loro erano smarriti. E noi eravamo sbalordite, con i nostri occhi, con la nostra debolezza, con le nostre gambe che non reggevano più, vedevamo la storia che cambiava davanti a noi ed era una visione apocalittica, straordinaria, incredibile. Si mettevano in mutande e buttavano via quella divisa che aveva terrorizzato gli eserciti di tutta Europa. E quando anche il comandante di quell'ultimo campo vicino a me si mise in mutande, con un uomo alto, sempre elegantissimo, crudele sulle prigioniere inermi, quando anche lui buttò via la divisa sul fosso, la sua pistola cadde ai miei piedi ed io, lì, ebbi la tentazione fortissima di prenderla e sparargli. Lo avevo odiato. Avevo sofferto tanto e avevo sognato tanto la vendetta. Ma quando vidi quella pistola ai miei piedi, pensai di chinarmi, prendere la pistola e sparargli. Mi sembrava il giusto finale di quella storia. Ma capii di essere tanto, tanto diversa dal mio assassino, che la mia scelta di vita non si poteva assolutamente coniugare con la teoria dell'odio e del fanatismo nazista. Io, nella mia debolezza estrema, ero molto più forte del mio assassino. Non avrei mai potuto raccogliere quella pistola e da quel momento sono stata libera. Vedemmo arrivare gli americani e fu una visione festosa, incredibile, perché questi ragazzi americani che venivano dalle prime linee erano ragazzi bellissimi e vidi la prima Jeep americana con la stella bianca. Questi ragazzi buttavano dal camion senza distinguere prigionieri, soldati, civili tedeschi, perché ancora ne sapevano poco. Beh, buttavano sigarette, cioccolato, frutta secca. E quel giorno, che era il 1° di maggio, io mi ricordo che ricevetti addosso un'albicocca secca, squisita, e me la mise in bocca, subito. Beh, il giorno della liberazione per me è legato esattamente al sapore di quella di coca secca. Vieni poi il giorno dopo, unirsi le due armate vincitrici, ed era una cosa molto particolare vedere arrivare il camion con questi soldati così pronti a montare mense, ospedali da campo e a darci cibo buono. L'armata russa passò di corsa ed era composta da ufficiali a cavallo senza sella, carri armati cingolanti che fungevano da cucine improvvisate e tiravano dietro capre e bestiame vario. Era così differente rispetto all'armata americana, così ben organizzata. Furono giorni molto particolari. Poi passarono 4 mesi. 4 mesi prima di essere divisi a seconda della nazionalità. E sempre gli americani ci organizzarono per farci tornare nelle nostre case. Quando arrivai a Milano, la mia casa era chiusa. Beh, io spero che almeno uno di quelli che hanno ascoltato oggi questi ricordi di vita vissuta, perché è vita vissuta, li imprima bene nella sua memoria e li trasmetta agli altri.
che quando nessuna delle nostre voci si alzerà a dire «Io mi ricordo, io c'ero, io l'ho vissuto», ci sia qualcuno che abbia raccolto questo messaggio di vita e faccia sì che 6 milioni di persone non siano morte invano per la sola colpa di essere nate. Se non tutto questo potrà avvenire nuovamente, in altre forme, con altri nomi, altri luoghi, altri motivi. Ma se ogni tanto qualcuno sarà candela accesa e viva, viva della memoria, la speranza del bene e della pace sarà più forte del fanatismo e dell'odio dei nostri assassini.